Allora, partiamo dalla cosa più bella della giornata per te, il gol che c'è stato, una soddisfazione personale che bagna un po' questa tua avventura a Catanzaro e poi l'esultanza, se ce la spieghi. No, il gol è sicuramente un'emozione bella, davanti alla nostra gente fa sempre piacere. L'esultanza, prima di entrare, il direttore mi ha detto: se segni vai in macchina. Io pensavo la macchina fosse chiusa e quindi mi sono seduto sopra. Alessio, grande avvio del Catanzaro, buona partenza anche da parte tua, anche se finora non hai giocato titolare. Le tue prime impressioni pure di questo mesetto che hai fatto qua a Catanzaro e anche di questo avvio di campionato con il Catanzaro lanciatissimo, il Crotone già attaccato, però poi tante altre squadre che sembrano attrezzate e Vivarini ce lo ricorda sempre. Sì, allora no, le impressioni sono sicuramente tutte positive. Ho trovato una società molto organizzata che ha voglia di curare ogni minimo particolare, sia la società che lo staff e di conseguenza anche la squadra. È una squadra composta da 24 giocatori, tutti molto forti. Qual era l'altra domanda, l'ultima? L'impressione che ti ha fatto questo avvio di campionato del girone, perché ci siete voi, il Crotone, ma anche tante altre No, squadre. ci sono sicuramente 4-5 squadre di livello. È ancora molto presto per parlare di fughe o cose varie. Sarà un campionato lungo, sarà un campionato molto difficile e bisogna ragionare partita per partita e cercare di ottenere il massimo sempre, ogni settimana. Cosa ti ha spinto a scegliere il Catanzaro lasciando Foggia, dove eri un idolo assoluto, e venire qua a guadagnarti la pagnotta perché il posto assicurato non ce l'ha nessuno, forse non ce l'ha nemmeno Iemmello ogni domenica? Ma guarda, la situazione a Foggia, diciamo che nel momento in cui ho capito che mi è stato fatto capire che dovevo, tra virgolette, lasciare, andare via, avevo delle soluzioni importanti, tre soluzioni importanti, e la scelta è andata su Catanzaro perché mi sono informato sulla società, avevo visto come giocava la squadra, mi sono informato sullo staff e quindi se dovevo cambiare in meglio, fare un passo in avanti per provare e puntare a vincere il campionato. Sembra un po' una schiacciasassi il Catanzaro, dà l'impressione in questo avvio di campionato di saper governare le partite, affondare il colpo e anche trovare la via della rete con una facilità estrema. C'è un po' un gioco, diciamo così, una scommessa aperta a chi segna di più tra di voi nello spogliatoio. Ci state un pochettino giocando su questa cosa? Questo no, siamo contenti sicuramente quando tutti riescono a far gol, quando un compagno di squadra riesce a far gol. Per il momento, ripeto, è ancora troppo presto per parlare di schiacciasassi o cose varie. Bisogna continuare a lavorare, continuare a migliorare perché credo che comunque la squadra abbia dei grossi margini di miglioramento e un potenziale molto alto. Segnato e vai in macchina, il Catanzaro secondo te che macchina è per questa corsa verso la promozione? Questa è la domanda a trabocchetto e non rispondo.